Presso la scuola musicale comunale Città di Francavilla Fontana sono stati istituiti corsi musicali preaccademici, grazie ad una convenzione stipulata tra il comune di Francavilla Fontana e il Conservatorio Statale di Musica Nino Rota di Monopoli. L'intesa raggiunta con uno dei conservatori statali di musica più prestigiosi d'Italia, che si caratterizza per unicità ed esclusività su tutto il territorio regionale, pone ora la città di Francavilla Fontana, nell'ambito della materia musicale, in una posizione di vertice e di assoluto prestigio e rappresenta un alto riconoscimento all'ampia ed ultradecennale attività della scuola musicale comunale della città di Francavilla Fontana, aprendo di fatto nuovi e importanti scenari di straordinaria eccellenza artistica che influenzeranno inevitabilmente non poco la vita culturale della città e dell'intero territorio. I dettagli della convenzione stipulata, riportati nella delibera di Giunta Comunale 260 del 22 settembre 2014, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dal sindaco, professor Maurizio Bruno. Sindaco, qual è l'importanza di questo accordo che avete raggiunto con la città di Monopoli e con questa scuola? Diciamo, l'importanza è che quella di permettere ai nostri giovani ragazzi che frequentano la scuola musicale di crearsi anche una prospettiva presso l'Accademia, presso il Conservatorio, con dei crediti. La cosa più importante è che noi abbiamo pensato proprio al Conservatorio Nino Rota di Monopoli rispetto a tante altre scuole che ci sono, mi riferisco a Lecce, Conservatorio di Lecce o di Ceglie, perché abbiamo puntato sull'eccellenza e il Conservatorio Nino Rota, insomma, di Monopoli è l'eccellenza nel campo musicale. E questo naturalmente per mettere in evidenza quello che è un percorso fatto in questi anni, lo devo dire con molta franchezza, il lavoro svolto da Maestro Antonio Curto è stato determinante e fondamentale, perché Francavilla Fontana c'è stato un aumento spaventoso di ragazzi, di richieste, di gente che si sta iscrivendo alla scuola. E naturalmente perché si scopre quella che poi un'educazione, perché la musica a Francavilla Fontana è stata sempre, insomma, diciamo, io parlo di un valore aggiunto, una cosa, abbiamo anche una tradizione della banda musicale. Ecco, questo è un lavoro sinergico che naturalmente permetterà anche di aprire anche un confronto anche con la città di Monopoli. Infatti con il sindaco di Romano e il sindaco Romani stiamo anche lavorando in prospettiva perché ci possa essere anche un interscambio dal punto di vista non solo culturale, ma anche da un punto di vista economico e sociale. Ecco, quindi quest'accordo, cosa prevede in particolare? Prevede, diciamo, che i ragazzi che vorranno proseguire, diciamo, presso l'Accademia possono partecipare attraverso, insomma, dei crediti a essere riconosciuti alcuni esami. Questa scuola è sicuramente un fiore all'occhiello di Francavilla e continua a crederci l'amministrazione. Solo perché vogliamo valorizzare, vogliamo continuare un lavoro. Io ero uno tra quelli che ero scettico qualche anno fa. Quando si costituì a Francavilla la scuola di musica, io infatti come allora facevo opposizione, dicevo, ma che cosa serve una scuola di musica? Invece poi mi sono reso conto che si è fatto un lavoro eccezionale, il maestro Antonio Curto ha fatto un lavoro eccezionale e bisognava, ecco, riconoscere questo lavoro con diciamo, un passo in più, un sogno per tanti ragazzi che frequentano questa scuola, dare la possibilità di frequentare il conservatorio con dei crediti formativi. Una bella intesa che metterà insieme queste due scuole. Quale sarà il valore aggiunto con questa iniziativa? Beh, un'intesa anche raggiunta abbastanza celermente, ci siamo trovati subito sullo stesso canale di comunicazione, abbiamo definito i dettagli in poco tempo. L'idea di fondo è quella di offrire al conservatorio la possibilità di svolgere la sua funzione di guida anche di tutte le tante ormai sedi di formazione musicale che ci sono al giorno d'oggi, perché quando studiavamo noi si studiava musica solo in conservatorio. Adesso è cambiato tutto, adesso ce ne sono tante ed è giusto che sia così, perché all'epoca lo potevano fare solo quelli che avevano la possibilità di spostarsi, di fare una scelta di vita. Adesso è giusto che ognuno nel suo territorio trovi l'occasione per imparare a suonare uno strumento e a fare musica. E quindi il conservatorio ha il dovere di aprirsi a questa realtà. E quindi per l'occasione penso per questa città di avere, per coloro che vogliono iniziare a fare musica qui, la possibilità di avere una certificazione della qualità delle competenze che acquisiscono. Maestro Curto, passo dopo passo questa scuola cresce e diciamo con questa iniziativa oggi
acquisisce ancora più maggiore importanza. Sì, io ricordo che siamo partiti 11 anni fa, la scuola è stata istituita nell'ottobre del 2003, lo scorso anno abbiamo festeggiato i 10 anni, siamo partiti, io dico, non da zero, avevamo molto meno dello zero, non avevamo assolutamente nulla, però la voglia di realizzare qualcosa di importante per la città di Francavilla Fontana ci ha spinto a lavorare appunto in questa direzione e ad avere i risultati che oggi abbiamo. La convenzione con il Conservatorio di Stato, il Conservatorio di Stato sappiamo perfettamente tutti quanti che è la più alta istituzione musicale della Repubblica Italiana, quindi per noi sicuramente è un valore straordinario e un risultato che onestamente era fino a qualche anno fa inimmaginabile, però io credo allo stesso tempo che se una scuola prestigiosa come il Conservatorio di Stato Nino Rota, diretto dall'egregio maestro Antonio Papa Pietro, abbia deciso appunto di scendere quindi di avviare questa convenzione con la scuola di Francavilla, perché credo che anche noi abbiamo dato in questi anni anche dei segnali di ampia serietà e di enorme dedizione al lavoro, rendendo un servizio che credo nelle province di Brindisi, Taranto e anche un po' della provincia di Lecce credo che non esista.